Disagi e bisogni sociali sono in crescita, aggravati dalla crisi economica prodotta dalla pandemia. Si fa sempre più urgente la necessità di organizzare contromisure adeguate attraverso una risposta collettiva e partecipata, dicono a Corato, dove hanno avuto inizio i tavoli di programmazione del piano sociale di zona 2022-2024, destinato anche ai cittadini di Ruvo di Puglia e Terlizzi. Dirigenti e rappresentanti istituzionali dei tre comuni, insieme all'assessore regionale al welfare Rosa Barone, si sono confrontati sulle strategie di programmazione sociale da attuare nei tre territori della città metropolitana di Bari. Questo modo di collaborare, di confrontarsi anche a porte aperte, quindi invitando i cittadini ad ascoltare, fa comprendere quanto il sociale ormai sia centrale rispetto alle agende politiche sicuramente di tutti gli enti, ma anche rispetto all'attenzione che i cittadini tutti stanno dando, versando nei confronti appunto del sociale, in quanto la cura, il benessere delle persone non riguarda soltanto parti, quindi possono essere disabili piuttosto che le donne vittime di violenza, ma in qualche modo interessa qualsiasi individuo, qualsiasi persona, in questo caso della nostra regione, che viene interessata a queste politiche, da queste misure messe in atto dalla regione come linee di indirizzo, ma oggi devono essere captate dai territori e quindi da questo ambito per dar vita a un piano di zona che sia sovente strutturato rispetto alle nuove esigenze, ai nuovi bisogni dei cittadini dopo il Covid e dopo tutto quello che abbiamo vissuto. Accorato la prima tappa di un ciclo di incontri che coinvolgerà anche i comuni di Ruvo e Terlizzi, finalizzato ad ammodernare le politiche sociali e rimodellarle sulle nuove esigenze dei cittadini. L'obiettivo è quello di avviare un processo rigoroso di modernizzazione dei piani sociali che per un verso dia risposta anche ai nuovi bisogni che emergono, soprattutto con il modificarsi del nostro tessuto sociale e anche delle condizioni economiche. La pandemia ha colpito anche duro in questi ultimi 2 anni e nello stesso tempo è necessario ripensare i piani sociali di zona non solo per settori specifici di società, ma il piano sociale deve essere anche la chiave di volta per ripensare la convivenza civile di tutta la comunità delle nostre città e dei nostri contesti.